Buonasera a tutti. Pensavate di evitarvi lo chef della giornata, purtroppo anche qui al TED c'è lo chef. Si accende la TV, c'è lo chef, si va in bagno, c'è la dieta depurativa. Scusate. Vi chiedo anticipatamente perdono, però oggi voglio raccontarvi in realtà una favola, non vi darò ricette strane, gustose, eccetera, eccetera. Vi racconto una storia, una favola. Perché una favola? Le favole spesso nascono con l'obiettivo di trattare argomenti difficili in modo soft. Addirittura si parla dei lupi che mangiano le nonne, di bambini orfani nel bosco, eccetera, eccetera, parlando con degli adolescenti. Quindi vorrei trattare un argomento abbastanza ostico sfruttando una storia, una fiaba. Il primo protagonista della nostra fiaba, si poteva intuire dal titolo, dove ci sono briciole e sentieri, ovviamente Pollicino non può mancare. Pollicino è un bambino che vive in una famiglia povera. Ad un certo punto i genitori decidono di abbandonare lui e i fratellini nel bosco. Pollicino, frettolosamente uscendo di casa con i genitori, non riesce a raccogliere i sassi e metterli in tasca, ma mette in tasca solo del pane. Dissemina il sentiero con le briciole. Una volta che si perde nel bosco con i fratellini, cerca la strada del ritorno, ma non la trova, perché gli uccellini hanno mangiato le briciole. Però non si perde d'animo, va alla ricerca di una salvezza. Vede una casa bellissima dove regna l'opulenza, la ricchezza. È un miraggio. E lui quasi quasi si dimentica del suo passato, decide di andare verso questa casa con la speranza di trovare il benessere, una vita più agiata. Il secondo protagonista di questa storia siamo noi, noi tutti, con la nostra evoluzione, il nostro percorso. Ad un certo punto anche noi siamo rapiti da quello che sembra essere il benessere. Ci lasciamo andare e vediamo questo miraggio. Per entrambi, purtroppo, si manifesterà la triste realtà. Pollicino si troverà di fronte loro con la paura di morire, di essere divorato vivo. Per noi l'inettitudine, lo smarrimento e l'incapacità di reagire. Il terzo protagonista di questa storia è un personaggio straordinario. Faccio fatica a descriverlo io personalmente. È Samantha Cristoforetti, la prima donna astronauta italiana che vola sopra le nostre teste per 6 mesi in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. E Samantha Cristoforetti mi coinvolge direttamente in un progetto fantastico. Decide di coinvolgermi appunto nella produzione di quello che viene definito bonus food, ossia del cibo che servirà a lei durante la permanenza nella stazione spaziale orbitante. Ecco che sono preso dallo sgomento, infatti vedete che facce, e la paura arriva anche per me, come è arrivata per Pollicino. Mi trovo abbastanza smarrito. Ma Samantha mi coinvolge in questa avventura fantastica e da subito capisco l'importanza di questa avventura. Osservare l'astronauta significa avere una lente di ingrandimento puntata su ciò che l'alimentazione può fare sull'organismo umano. Non solo, signori. La lente di ingrandimento è utilissima perché un astronauta ha un acceleratissimo invecchiamento cellulare. Questo significa che più o meno 6 mesi di permanenza sullo spazio equivalgono a 10 anni per noi sulla Terra. Quindi abbiamo un panorama ristretto, 6 mesi, dove in realtà studiamo una persona che invecchia 10 anni. E questo è fantascientifico, se vogliamo. Lei decide di formare una squadra. Forma una squadra e attraverso il sito Avamposto 42, dove c'è un'osteria ai confini dell'universo, compone un equipaggio formato da tecnologi alimentari, medici nutrizionisti, uno chef, un astronauta. Iniziamo le ricerche approfondite, per dare una soluzione a Samantha che sia una soluzione funzionale, ossia dei prodotti che la aiutino a preservare questo accelerato invecchiamento cellulare. Accelerato invecchiamento cellulare che significa anche indebolimento del tessuto muscolare, indebolimento dell'apparato scheletrico, ritenzione idrica e tantissime altre patologie. E già qui potremmo fare un primo pensiero. Non sono le stesse patologie che ogni giorno noi cerchiamo di evitare e di curare sulla Terra?
Ed è stato proprio durante queste ricerche, io personalmente mi sono dedicato all'ingredientistica, ossia selezionare gli ingredienti più adatti, che fossero gustosi, ma che fossero anche funzionali. E ho scoperto una cosa fantastica, la riassumo in due parole, tradizione e necessità. Facciamo qualche esempio. Tradizione e necessità spesso equivalgono. Qui abbiamo qualche esempio che può essere rappresentativo anche per il nostro territorio. Il baccalà e la sarda in saor. Per necessità qualcuno si è inventato di mettere al sole e al vento un pesce. È diventato il baccalà, un piatto tradizionale italiano. La stessa cosa vale per le sarde in saor. Le sarde in saor sono delle scorte sicure per i marinai veneziani, una carica proteica assicurata, dei grassi buoni, ma scoprirono anche la funzionalità dell'alimentazione, perché la vitamina C contenuta nella cipolla abbondantemente evitava che il marinaio si ammalasse di scorbuto, la malattia più comune fra chi trascorreva lunghi periodi in mare. Ecco che quindi per trovare il vero significato di tradizione dobbiamo fare dei passi indietro. Durante questa ricerca sono emersi anche dei punti di domanda. Quale tradizione? I salumi, la carne rossa, i formaggi erano costantemente presenti nelle tavole dei nostri antenati come lo sono oggi? Come erano interpretati? Come veniva allevato il bestiame? Come veniva coltivato? Come veniva interpretato quell'alimento all'interno della dieta quotidiana? Questa selezione degli ingredienti, molto accurata, voleva dare un senso a quello che noi abbiamo definito un metodo alimentare il più aggiornato possibile, il più in linea possibile con le ultime tecnologie e le ultime ricerche in campo alimentare. Quindi, in definitiva, signori miei, per cercare di creare il cibo del futuro, dobbiamo girarci. Dobbiamo tornare indietro e recuperare le consuetudini, gli usi, i costumi, i modelli e le norme che hanno dato vita al prodotto quando è nato, a quel piatto che noi oggi chiamiamo tradizionale. Solo recuperando queste informazioni potremo recuperare la strada. Queste parole rappresentano le briciole di pollicino che noi abbiamo perso per strada durante la nostra storia. Quello che è nato da questa ricerca è questo, lo space food, ingredienti semplici, funzionali, ripeto, che avessero la capacità di aiutare proprio Samantha a supportare al meglio, a sopportare al meglio la sua avventura in microgravità, prodotti estremamente in linea con la natura. Qui abbiamo solo pochi ingredienti, mela, pera, fragola, cannella e del succo di limone. Altre caratteristiche dello space food è il fatto di essere pratico, di lunga conservazione a temperatura ambiente, 18-24 mesi, addirittura in qualche caso 36, gustoso e ovviamente sano. Ma anche qui, se ci fermiamo, non sono le stesse caratteristiche che dovrebbe avere il cibo che utilizziamo oggi? Dove non abbiamo capacità e tempo di mettere in discussione ciò che mettiamo dentro il carrello, peggio ancora dentro il nostro organismo, dove spesso ci troviamo a mangiare in macchina e dove in ufficio spesso trascorriamo tutta la nostra giornata. Ma oggi, signori, per la storia, per la favola che vi ho raccontato, purtroppo non ho un finale. Il finale dobbiamo scriverlo noi. Abbiamo un modello da seguire. Samantha Cristoforetti ci ha dato la possibilità di capire meglio la strada. La nebbia si sta un po' diradando. E il futuro è quello di trovare soluzioni che preservino al massimo i valori nutrizionali degli alimenti. Soluzioni che non sfruttino necessariamente il calore per portare a cottura un prodotto. Sembra un'assurdità, in realtà si può fare. Soluzioni che possono essere sicure per chi consuma il prodotto. Questo potremmo farlo solo se torniamo indietro. Samantha Cristoforetti, ripeto, ci ha supportato in questo, ci ha dato la possibilità di studiare l'alimentazione sull'astronauta, in questo laboratorio di microgravità,
E concludo dicendo che tradizione e innovazione è un concetto che deve essere cambiato. Ritornare all'ordine significa anche mettere i puntini sulle i, e io aggiungo mettere gli accenti al punto giusto. Quindi da oggi si parlerà di tradizione che è innovazione. Grazie a tutti, signori. Il bonus food che ho portato dall'Italia mi sta salvando soprattutto nei pranzi, devo dire, perché sono delle buste concepite con il concetto del piatto unico, dove si mette una combinazione, quindi un quarto diciamo di volume di carboidrati, un quarto di proteine, quindi nel mio caso c'è o del pollo o dello sgombro, e quindi mangiando un pranzo al volo, ecco, basta scaldare una busta e ci sono questi ottimi piatti unici molto gustosi e che mi danno la sicurezza che senza doverci pensare ho già un piatto completo messo insieme in maniera oculata dal nostro chef Stefano Polato. Qui c'è uno dei miei piatti spaziali preferiti, l'insalata di quinoa con lo sgombro. E lo sgombro è un'ottima fonte di proteine sane, ma anche di grassi sani, quelli di cui abbiamo assolutamente bisogno per mantenerci in buona forma e in buona salute. E ottime fonti di grassi sane sono naturalmente molti altri pesci. Per esempio qui, grazie ai colleghi russi, abbiamo anche dello sturione. Nel mio bonus food, quindi nel mio bob personale, ho anche delle occasioni di assumere i grassi sani nei momenti degli snack. Per esempio, a me piace molto l'avocado e quindi ho del guacamole che mi piace spalmare sul pane rigorosamente integrale, oppure per uno snack veloce della frutta secca, mandorle e noci. E naturalmente non ho dimenticato di portare con me nello spazio l'olio d'oliva, che ravviva e dà gusto anche alle insalate reidratate che abbiamo qui a bordo. Ho messo qui qualche esempio degli snack sani che abbiamo qui a bordo della stazione spaziale. Per esempio abbiamo molta frutta, purtroppo non fresca se non in occasioni eccezionali. Abbiamo frutta in buste termostabilizzate come questa per esempio è una macedonia di agrumi, oppure in buste disidratate come queste sono delle fragole. Oppure abbiamo della frutta essiccata, che è molto simile a come sarebbe sulla terra. Queste per esempio sono delle mele essiccate che fanno parte del mio bonus food italiano. Un altro tipo di snack sano che abbiamo qui a bordo sono i semi e la frutta secca. Per esempio questa è una barra di vari tipi di semi, in particolare semi di zucca. E queste sono noci di macadamia, che amo molto. E entrambe sono ottime fonti di proteine sane e di grassi sani. E poi uno snack davvero particolare, questa barretta che è stata fatta per me dallo chef Stefano Polato in Italia e che contiene tanti degli ingredienti sani di cui abbiamo parlato proprio ora. Quindi oltre ai cereali integrali, tanta frutta, frutta secca, semi e un ingrediente particolare che si chiama spirulina. Ho sentito che lo chef Stefano Polato ci insegnerà anche come fare questa barretta a casa. Il momento dello snack, dello spuntino, è un'ottima opportunità di fare il pieno giusto. E come sempre, niente panico. Nutrirsi in maniera sana è roba da ragazzi.